Il bidet è un dispositivo sanitario destinato all'igiene intima personale, molto comune in alcuni paesi, in particolare in Italia, Spagna, Argentina e Giappone. La storia del bidet è interessante e varia a seconda delle regioni e dei periodi storici. In origine nel XVIII secolo. Il bidet fu inventato in Francia all'inizio del XVIII secolo. Il termine bidet deriva dalla parola francese per pony, poiché l'uso del dispositivo ricordava la posizione a cavallo di un pony. Il primo bidet era un recipiente simile a una bacinella, montato su gambe e riempito manualmente con acqua. Durante il XIX secolo, il bidet iniziò a diffondersi tra le classi nobili e aristocratiche in Europa. Era considerato un vero elemento di lusso, presente nelle camere da letto delle famiglie benestanti. La sua diffusione fu favorita anche dai progressi nell'idraulica e dalla crescente attenzione all'igiene personale. All'inizio del XX secolo, con il miglioramento delle infrastrutture idrauliche domestiche, il bidet iniziò a essere installato nei bagni, piuttosto che nelle camere da letto. Questo passaggio facilitò il suo utilizzo e lo rese più comune nelle case. Il bidet è un dispositivo sanitario destinato all'igiene intima personale, molto comune in alcuni paesi, in particolare in Italia, Spagna, Argentina e Giappone. La storia del bidet è interessante e varia a seconda delle regioni e dei periodi storici. In origine nel XVIII secolo. Il bidet fu inventato in Francia all'inizio del XVIII secolo. Il termine bidet deriva dalla parola francese per pony, poiché l'uso del dispositivo ricordava la posizione a cavallo di un pony. Il primo bidet era un recipiente simile a una bacinella, montato su gambe e riempito manualmente con acqua. Oggi, il bidet è un elemento comune nei bagni di molte parti del mondo, anche se la sua diffusione varia notevolmente da paese a paese. In alcune culture, il bidet è considerato essenziale per l'igiene personale quotidiana, mentre in altre è ancora visto come un elemento di lusso o non necessario. L'adozione del bidet può essere influenzata da vari fattori culturali e sociali. In paesi come gli Stati Uniti, la diffusione del bidet è ancora molto limitata, ma sta crescendo grazie a una maggiore consapevolezza dei benefici igienici e ambientali, come la riduzione del consumo di carta igienica. In sintesi, il bidet ha una storia molto ricca e variegata, evolvendosi da un semplice recipiente in una stanza da letto aristocratica a un dispositivo tecnologicamente avanzato nei bagni moderni. La sua adozione riflette cambiamenti nelle pratiche igieniche, nelle tecnologie e nelle sensibilità culturali.